Poco fa, il baobab nella leggenda Masai rappresenta il demonio scagliato sulla terra. I frutti, Mulu, il frutto è quello che sta al centro, viene chiamato così in Tanzania, contiene il calcio necessario per la sopravvivenza infantile. Non tutti i bambini hanno la possibilità in Tanzania di bere il latte, quindi l'unico modo che hanno di avere il calcio è quello di mangiare questo frutto. Gli abiti che sono usati nella rappresentazione della Sacra Famiglia rappresentano i tipici kikoi che indossano le tribù dei Masai. I colori simboleggiano il rosso, l'attributo a Dio, il rosso secco, arroventato come il cielo o come il fuoco del fulmine. Il bianco è il colore di pace e di benessere. Il bianco è il latte del bestiame. Bianchi sono i denti di coloro che ridono felici. Bianca è la cenere bagnata che i giovani guerrieri usano per abbellire il corpo prima della danza, a significare che i loro cuori sono liberi da ogni rancore. Blu è il colore che rappresenta la condizione di santità, la sacralità di una persona che appartiene a Dio. Nella tradizione Masai le persone che indossano questo colore sono degli intoccabili. Verde è un altro colore significativo, è di valore simbolico. L'erba, gli alberi, i cespugli hanno un significato sia simbolico che reale per la vita dell'individuo. L'erba ha un significato di pace. Chiunque ha l'erba nelle mani non può trasportare un'arma. Gli alberi, le loro foglie, radici, corteccia, frutti e legno sono gli ingredienti di tutte le medicine tradizionali dei Masai. In effetti la parola olkani, albero, è il termine che viene comunemente usato dai Masai per indicare una medicina. Le collane e gli ornamenti. La donna che infila perline mostra la sua abilità nell'accostare colori che sembrano in conflitto. Sono chiamate perline della preghiera. Quelle nere o blu si alternano a quelle bianche, rosse e gialle. Belli e sacri sono il nero, il blu scuro e il bianco, ma hanno bisogno dello splendore degli altri colori per mostrare la loro vera bellezza. La zucca. Nella zucca usano mettere per l'aspersione una mistura di miele, birra e latte o un leggero spruzzo della saliva. Questo simboleggia lo sputo di Dio stesso, la sua pioggia che genera la vita e che a volte è molto desiderata. Il bastone. Tra i Masai, l'oikum orok. Il bastone è un segno di grande autorità, ha lo stesso significato culturale, simbolico ed emotivo che ha lo scettro in altre società. Il colore nero è ottenuto seppellendo per un certo tempo il bastone nel fango di un fiume. I sandali. Abbiamo, oltre a quelli che indossano la Sacra Famiglia, abbiamo voluto mettere fuori questi sandali. In riferimento a Mosè, che dinanzi al rovetto ardente si meraviglia, si avvicina, si interessa e si pone domande circa la strana esperienza che cambierà per sempre la sua vita e la vita del suo popolo, mentre riceve da Dio un invito a togliersi i sandali, perché la terra che calpesta non gli appartiene, perché la terra è santa. Così incontrare Dio e percorrere la strada della missione non è calpestare semplicemente una terra speciale, ma attraversare un confine, conoscere Dio e il suo desiderio di liberazione per il popolo oppresso.